Sarà un Natale ricco di iniziative sia per bambini, famiglie e non solo, quello organizzato dal Comune di Piacenza con la collaborazione delle associazioni di categoria e di volontariato del territorio. La cultura sarà protagonista con veri e propri percorsi museali e il ritorno del presepe sul Po. Sui bambini abbiamo aspettando Santa Lucia e aspettando la Befana, dove staranno tutta notte nei musei. Piacenza ha tutta una serie di percorsi, di reti museali che quest'anno svolgeranno il tema della natività. Ritornerà anche il presepe l'8 di dicembre dal Po e poi arriverà fino in comune. Particolarmente suggestiva sarà l'illuminazione del Palazzo del Governatore con tanto di arrampicatori per uno spettacolo unico. Partirà dall'11 di dicembre con una decisamente interessante iniziativa di questi arrampicatori verticali che cammineranno verticalmente sul palazzo. Credo che sia una novità. Poi ci sarà la presenza di carrozze storiche che gireranno nel nostro centro storico con cocchieri in divisa, Piacenza Expo. A questa bellissima iniziativa sui presepi di Natale di Sambia abbiamo deciso, insieme con la collaborazione dell'associazione di categoria, di poter attivare una navetta che nei giorni festivi collegherà il centro storico con Piacenza Expo e viceversa. E quest'anno arrivano anche le bande di Babbo Natale. C'è l'esibizione di cori e gruppi musicali delle scuole oppure organizzati che si terranno nel fine settimana, ogni sabato e domenica, intorno all'albero di Natale. Un'altra bella iniziativa è il mega panettone da record, in collaborazione con l'associazione panificatori, porteranno un panettone credo di 80 kg. È attesa il 3 dicembre alle 17 l'inaugurazione dell'albero di Natale in Piazza Cavalli, che però ha già suscitato qualche polemica per le dimensioni. L'assessore Puzzu ha lanciato dunque una proposta provocatoria di una colletta tra i più critici. È stato già denominato il piccolo Franz perché appunto arriva dall'Alto Adige, un albero regalato, a Cavaldonato non si guarda in bocca. Per quelli che lo vogliono più alto, io lancio ora una colletta tra quelli che sono critici affinché il prossimo anno si possa fare un bel albero bello grosso.